L'unica speranza è che i giovani si mobilitino ponendo resistenza contro questo sistema di sorveglianza che si sta sviluppando su internet e quindi nella società. Il problema è che se non si afferma la voce di una forza politica, allora non ci sarà nessuna resistenza e l'unica voce possibile arriverà dai giovani che avranno compreso come resistere. Il problema delle fake news è un problema connaturato alla natura di internet come oggi. Internet che abbiamo oggi, altrimenti detto web sociale, web partecipativo, è basato su un meccanismo economico che premia la circolazione, non la veridicità. Okay? Quindi qualsiasi contenuto, non importa se è vero o falso, se circola e se viene circolato, condiviso e likeato, scusate se non ho un termine migliore, diventa vero. Quindi dobbiamo considerare che nella struttura, nel network di circolazione delle notizie o di qualsiasi contenuto, ci sono non soltanto soggetti umani, come noi, ma anche algoritmi, bots, quindi entità transumane. Queste entità transumane, per se una società ha abbastanza soldi o un governo ha abbastanza soldi per pagarle, e vi assicuro che questa è una situazione normale perché non costano tanto, ci sono mercati di bots, questi bots possono aumentare la circolazione di certi contenuti perché sono dei contenuti che vogliono essere spinti per motivi politici o economici, e quindi questi contenuti diventano veri. Dobbiamo capire che il meccanismo che spinge economicamente il web sociale non è un meccanismo di veridicità, ma è un meccanismo di circolazione. Più un contenuto circola e più diventa vero. E questo è il pericolo, questo è ciò che mette in pericolo la nostra democrazia. A causa della piattaforma che permette a Facebook di rendere disponibile la pubblicità, interessi esterni come quelli dei russi sono riusciti a comprare la pubblicità seminando odio nella democrazia americana. Non si è trattato di pubblicità diretta come vota per Donald Trump, ma è stata una pubblicità per la gente di sinistra, tipo non puoi votare per quella criminale di Hillary Clinton, è meglio che stai a casa. Invece per i repubblicani hanno diffuso immagini di afroamericani che arrabbiati, furiosi, si arrampicavano su un muro, e questo per spingerli ad andare a votare. In entrambi i casi tutto quello che è stato detto era completamente falso. Infatti non c'era nessuna infrastruttura per controllare e verificare le falsità. C'era solo l'incentivo di Facebook a vendere quante più pubblicità possibili per fare profitto, trarre profitto dall'odio che stavano seminando. Quindi questa dinamica di una piattaforma che aiuta le falsità a diffondersi rende ogni democrazia vulnerabile, specialmente nel periodo precedente alle elezioni, dove non c'è nessuna possibilità per queste falsità di essere corrette.